Tutti friends dal vostro Super Curry, eccoci qua ragazzi, pensieri di un sim racer. E oggi parliamo di un gran peccato che sto potendo vivere grazie al sim racing su PC. Un gran peccato perché ci sono delle gemme assolutamente da esplorare, da giocare e da ampliare che effettivamente non si possono per motivi economici. E questo è un grandissimo peccato per tutti noi che giochiamo, ma ora ne parliamo. Come al solito, prima di partire a bomba con il video, vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali se volete, lasciate un like, seguitemi sui miei social, c'è la mia raccolta fondi per la beneficenza Supercore San Francisco, l'aiuto e il sostegno al mio canale, trovate tutto in descrizione. C'è Instant Gaming, giochi scontati fino al 90%, trovate il link in descrizione, basta cliccare e avete tutto il catalogo, potete cercare qualsiasi gioco volete. C'è il giveaway. Fra 19 giorni verrà estratto il gioco e quindi vi potete iscrivere gratuitamente e vincere un gioco se verrete estratti gratuito che potete scegliere su Instant. C'è il mio canale delle offerte che appena un po' di tempo uso per mettervi le migliori offerte che trovo in giro. Allora, parliamo subito di alcune situazioni. Purtroppo stiamo vedendo che tra PC e console ci sono due filosofie completamente diverse nell'ambito racing game e sim racing. Un giocatore console è un giocatore che non vuole spendere, parliamoci chiaramente, ha il braccino più corto del giocatore PC, è molto meno orientato a spendere, quindi praticamente che succede? I giochi su console, vedete, escono e poi nella maggior parte dei casi implementano roba gratuitamente. Perché il giocatore console è molto restio a spendere soldi, non a caso io con chiunque parlo, c'ha assetto corsa competizione, non c'è DLC, tutti quanti così, ma non c'ho quel, ma non c'ho quell'altro. Perché al giocatore console gli pesa spendere i soldi. Mentre io, per esempio, se ho tutti i DLC su assetto corsa competizione su console, sia su PlayStation 5, su Series S non ce l'ho tutti, ma ce n'ho alcuni. Quindi è normale che poi il giocatore console cosa può avere come aggiornamenti, implementazioni? Niente. Contenuti assolutamente farlocchi, inutili e che costano poco. Stiamo vedendo l'emblema numero 1 è Gran Turismo 7. Gran Turismo 7 fa degli aggiornamenti ogni volta dove non c'è nulla. C'è immondizia totale buttata là sotto forma di aggiornamento. Ora sta per uscire sto grandissimo aggiornamento con un tracciato già presente nei vecchi Gran Turismo, quindi l'hanno preso, gli hanno soltanto liftato la grafica e l'hanno buttato là, non ci hanno speso neanche un minuto. Le macchine sono quelle che sono presenti in tutti gli altri Gran Turismo, idem, prese, liftate e buttate là. È un DLC, è un'aggiunta interessante, no? Semplicemente un modo per far credere alla gente che si sta implementando qualcosa quando effettivamente non lo si sta facendo. Già Forza Motorsport qualcosina in più lo fa, di solito mette delle piste, grazie a Dio qualcosina in più lo sta facendo di Gran Turismo, ma sono comunque aggiornamenti fini a se stessi. Spesso e volentieri vanno a cambiare ben poco, ogni volta vedo Forza Motorsport, cambiato quell'altro, la grafica, vai a vedere, poi è sempre uguale Gran Turismo. Non ci si può lamentare perché il giocatore console, quei giochi dove è previsto l'implemento di DLC, non vengono comprati. Quindi il giocatore console sta là e quello si merita. Purtroppo è inevitabile. Il giocatore PC è diverso perché il giocatore PC è propenso per natura a spendere, a investire, a buttare soldi su soldi nella sua passione. E quindi è chiaro che il giocatore PC poi può avere della roba diversa. Noi vediamo tutti i giochi PC sono pieni di DLC a pagamento, ma di grande qualità. Automobilist, assetto corsa competizione, iRacing, sono tutti giochi dove c'è una miriade di DLC a pagamento, ma ottimi. Sono le piste, bellissime, sono le macchine fatte bene. Cioè, quello che compri nel 90% dei casi è roba di qualità, non è roba scarsa. La problematica qual è? Che si va all'estremo opposto, cioè giocatore console, non spendo soldi, arrivano degli aggiornamenti, delle patch con dei contenuti nuovi e sono nella maggior parte dei casi immondizi. Giocatore PC, ho degli aggiornamenti, posso migliorare veramente il gioco e vivere delle esperienze incredibili, però costa tanto. Raga, la cosa alle volte scoraggia perché lasciate perdere, adesso so che verranno certi che c'hanno il PC da una vita, eh no, ma io ho capito, pian piano mi sono comprato tutto, ma un conto è se tu c'hai il PC da 5-6 anni. E mano a mano ti sei comprato la roba e posso capire. È giusto così, ma uno che magari prende il PC da poco e si ritrova a dover pagare pure l'aria che respira, capite che un po' è in difficoltà. Io ho preso il PC, c'ho assetto corsa competizione, tutti i DLC da ricomprare e non c'ho voglia, perché l'ho comprati già 3 volte e non c'ho voglia di comprare la quarta. iRacing l'ho mollato perché è un gioco straordinario, ma in questo momento ragazzi non c'ho voglia di spendere un abbonamento. Fa caldo, sto giocando poco.
capite con me che non c'ho voglia di buttare tutti quei soldi. Adesso aspettiamo, quando inizia a fare fresco, che ricomincio con una programmazione di live praticamente tutte le sere, riprenderemo in mano iRacing. Ma è sempre limitata la cosa, ragazzi. Per poter comprare una serie di cose decenti su iRacing si spendono centinaia di euro. Perché se vuoi avere una ventina di piste e una decina di macchine, almeno una per categoria, quindi la 296 GT3, la Hypercar, quelle e quell'altra, spendo 300-400 euro. Ragazzi, cioè, capite che per me è una cosa pesante in questo momento. Per quanto poi l'esperienza è fantastica, perché iRacing compra e c'è della roba eccezionale sotto mano. Però sono soldi. Cioè, capite che io pian piano cercherò di comprare qualcosina su iRacing per portarla avanti. Però di base, se ci sta una settimana dove devo comprare la macchina, la pista, spendo 30-40 euro, ma fa culo. Cioè, gioco altro. Ci sono altri giochi, boh, grazie a Dio, bene o male. Mettiamo a giro, ci sono tanti titoli. Quindi, vedete, alle volte su PC è scoraggiante la cosa. Ci sono delle chicche che tu non riesci mai a provare. Allora, faccio un esempio banale. Ren Sport, adesso ci sta l'open beta, già stanno arrivando i primi feedback da parte vostra. E molti mi stanno dando ragione, che è un gioco comunque bello. Io ve l'ho detto, Ren Sport graficamente non è niente di che. Però a livello di giocabilità è un gioco godibile. È un'ottima alternativa a quello che già abbiamo adesso. Certamente adesso bisogna capire come lo implementeranno, quanto successo avrà online. Perché sono giochi online, ragazzi. Chi ci gioca a Ren Sport single player? Nessuno. Che non è che c'ha la categoria, le carriere estese, la Gran Turismo, la Forza Motorsport, che c'è 1700 episodi di carriera, anche se alla fin fine scemo perde. Però ci sta ed è articolato. Non ce l'ha questa particolarità. E anche là, di base, vedete, il gioco ancora esce, già ci sono le cose a pagamento. Vuoi la pista, devi pagare, vuoi la macchina, devi pagare. Perlomeno là è stato fatto anche per aiutare gli sviluppatori, lo posso capire, non sono una ditta enorme e lo fanno per aiutarsi, è giusto. Parliamo di Le Mans. Le Mans Ultimate già sta preparando i DLC. Cioè le piste, le macchine, gioco che è in early access, ancora incompleto, graficamente ancora da migliorare. Giocabilità. Ancora di migliorare, funzioni ancora limitate e già si pensa ai DLC. Una marea di bug, è tutto un bug. Le Mans Ultimate è il gioco di macchine più buggato che abbia mai giocato nella mia vita. Di netto. Invece di puntare al miglioramento dei bug, a portare un gioco decente, perché si blocca quando giochi online, si blocca quando giochi offline, si blocca sempre. No, pensano a fare il DLC a pagamento. Cioè, vedete quanto è poi... Beh, c'era la mentalità del programmatore PC. Perché il programmatore PC, prima di finire un qualcosa, già ti deve vendere altro. E a me non mi va bene sto cazzo, dico la verità. Non è una filosofia che a me mi segue. Non mi va bene assolutamente. Poi, chiaramente, magari ti metto un DLC, Imola con altre macchine, a 12 euro. Raga, 12 euro le spendi pure, perché magari c'hai più contenuti. Però, se è come Racing, che 13 euro la macchina, 15 euro la pista, là inizia a essere pesante. Quindi praticamente poi tante chicche su PC magari vengono assolutamente snobbate. Razer Room è il segnale principale di questo discorso che sto facendo. Allora io avevo scaricato tutti i giochi PC che mi erano venuti in mente quando ho preso il PC. iRacing, Assetto Corsa Competizione, Assetto Corsa 1, Razer Room, Air Factor, Automobilista 1 e 2, tutti quanti l'ho scaricati. Quando li ho provati, alcuni mi hanno stupito, alcuni di meno. Tipo un automobilista mi è piaciuto perché le macchine già ci stanno, le piste già ci stanno. Entri e giochi. C'ha anche dei DLC, ma possono anche essere bypassati. Faccio un esempio di Razer Room. Razer Room, quando l'ho provato, e non mi ricordo che macchina provai, mi sembra una stock car, ma non una macchina particolarmente divertente. Mi sembra un bel gioco, ma nulla di... indimenticabile. Infatti l'ho lasciato sul desktop, cioè non è che l'ho disinstallato. Però ragazzi, non ci ho più fatto caso, non mi è più interessato, non l'ho più toccato. Ora che hanno aperto i contenuti, tutti i contenuti, e l'ho riprovato finalmente potendo provare tutto, e ho provato le GT3 e la Formula 1, ragazzi, gioco pazzesco. Cioè gioco pazzesco. È diverso da iRacing, da Assetto Corsa Competizione, da Automobilista, perché sono tutti diversi questi giochi. Però a modo suo è simulativo e bello. Quindi ti fa divertire, ti fa godere di un'esperienza fantastica. Sì, perché è simulativo ed è bello. Quindi vedete quanto io sono contento e felice poi di provare queste esperienze. L'avrei scoperto se non ci fosse stato questo, diciamo, open day di tutti i contenuti. No, non l'avrei scoperto. E adesso presumo che prima o poi lo chiudono.
tutto questo pacchetto di contenuti, perché secondo me è uscita Rennes Sport, la Open Beta, arrivato l'aggiornamento di Forza Motorsport, arriverà Gran Turismo, gli aggiornamenti, e voi non capite che comunque sono giochi che vanno a scontrare tra di loro, anche se quello è PC e quello è console, ragazzi. Sono giochi che si vanno a scontrare tra di loro, e quindi chiaramente è sempre studiato strategicamente quando viene rilasciato un contenuto. Beh, raga, su Race Room c'era poca roba da provare, adesso con l'open contenutistico che c'è, potete provare di tutto. Un gioco straordinario. C'ha 7000 piste, tutte belle, fatte bene. C'è un'ottima giocabilità, c'è un ottimo sound. Un gioco da tutti i punti di vista straordinario. Cioè, bello, proprio bello giocarci. Non eccelle da nessun punto di vista. Graficamente, assetto corsa competizione è meglio. A livello di sound, air racing è meglio. A livello di giocabilità, ci sono giochi migliori. Però è ottimo in tutti gli ambiti. E questo ti porta a dire: cazzo, mi diverto. È bello giocarci, è divertente. Quindi, vedete, io non l'avrei mai scoperto se non ci fosse stata questa apertura dei contenuti. Oppure, se avessi dovuto comprarli io, perché erano soldi su soldi che avrei dovuto spendere. Non è che non me lo posso permettere, ragazzi. Cioè, non è Race Room il gioco che tutti stanno aspettando sul mio canale. Spendi magari dei soldi, porti il contenuto e manco fa questo grande successo. Ecco perché vi dico, il gran peccato su PC è che sono tanti contenuti, però costano tanto. E spesso tu, per un mero discorso economico, ma anche di pudore tuo economico, non li vai a comprare e ti perdi delle cose importanti. Ora, vediamo. Anche perché ricordate, pure TheCrew ha fatto l'Open Day di vari giorni. TheCrew Motorfest è stato gratuito per una settimana, si è potuto giocare. Quindi vedete, poi tutte le case dei giochi fanno le cose allo stesso momento. Fanno tipo i Black Friday, prova questo gratis, prova quest'altro allo stesso momento. In modo che tu hai modo poi di provare e decidere di comprare il gioco. Ragazzi, ci sono giochi straordinari che voglio scoprire, voglio studiare a fondo. Speriamo che Race Room ci dia la possibilità ancora per diversi giorni di giocare tutti i contenuti, perché voglio provare tutte le categorie di auto che posso, le Formula 1 90, 2000, 2010, 2017, voglio provare le Hypercar, tutto quello che riesco a trovare, non lo so se ci sono delle Hypercar, non mi ricordo. Tutto quello che riesco a provare del gioco lo voglio provare perché vale la pena, ma vi dico, alle volte ci sono delle gemme che noi non possiamo scoprire perché costa tanto poi portarle alla luce. Questo è l'unico problema di giocare sul PC. Ciao, agliò. Wow!